Questo che vedete qua è il mio studio. Siamo a Milano, nel quartier generale di Dance and Love, che è il mio team, la mia famiglia anche, perché siamo ormai cresciuti insieme. Qui noi abbiamo studi di registrazione, uffici e gestiamo tutto quello, non solo la musica, qui scriviamo musica, la produciamo, ma facciamo anche tante altre cose. Nel mio team lavorano tanti ragazzi, ognuno con delle competenze specifiche, ci occupiamo di tutto quello che poi gira intorno, no, alla musica e alla gestione proprio degli artisti, non solo io ma anche altri artisti che lavorano con noi. Quindi dal publishing al booking, quindi al live, alla promozione, al marketing, e teniamo tutto sotto controllo. Mi viene in mente che non avevo la più pallida idea, che non avevo neanche la possibilità di sognare che questo potesse accadere, perché quando io ho iniziato 25 anni fa il DJ era una figura totalmente diversa da come è percepita oggi. Oggi comunque c'è questo, per chi inizia a fare musica e è appassionato di musica elettronica, c'è questo modello aspirazionale del DJ superstar che suona nei festival, che riempie dei palazzetti, che allora non esisteva proprio, perché non, insomma, noi siamo la prima generazione di DJ produttori. Era già tanto per noi avere la possibilità di creare della musica, perché fino allora la musica era fatta dai gruppi che suonavano, no? Non dai DJ. E quindi è stato un percorso, una scoperta continua, e siamo arrivati poi piano piano a questo. Però l'idea di riempire un palazzetto con uno show tutto mio era una cosa che non avrei mai lontanamente pensato che potesse succedere. Sicuramente avevo il sogno di continuare a fare questo, perché era una passione, e tuttora lo è, non è proprio scesa neanche di tanto così. Quindi c'era sicuramente la voglia e la speranza di poterlo fare. Mi chiedevo se potesse essere un lavoro, cioè se potessi io, quando ho detto a mio papà che facevo il DJ, non dico non l'ha presa bene, perché non è neanche così. Lui mi ha sempre lasciato fare tutto con la massima fiducia, però nella sua testa mi rendevo conto che lui mi vedeva, cioè, pensando a me che volevo fare il DJ da grande, l'immagine che gli veniva in mente era di me che era di magari me seduto in mezzo a una strada che suonavo la chitarra, capito? Col cappello davanti, con tutto il rispetto, perché comunque quella, è assolutamente. Quella del musicista è un'arte nobile fatta a qualsiasi livello, ok? Però dico, non c'era né nella mia testa né in quella degli altri l'idea che questo potesse diventare una cosa così grossa, ok? E quindi, nella mia testa c'era: voglio fare questo, ma non sono sicuro di poterlo fare. Quindi ho continuato a studiare, comunque finito di fare il liceo, ho fatto l'università, sono iscritto a fisica, che mi piaceva molto anche, peraltro, quindi era un'altra passione che avevo, però era sempre un piano B comunque. La verità è che il momento, cioè aspettavo che arrivasse il momento in cui avrei potuto scegliere di dedicarmi proprio al 100% alla musica senza troppi rimpianti. Ecco. Buono, ottimo, anzi, ovviamente più passa il tempo e più l'esperienza comunque ti aiuta, no? Nel percorso, andare avanti. All'inizio era ovviamente non sai, non conosci, impari, sbagli, impari dagli sbagli, però intanto e quindi andando avanti, insomma, hai sempre più elementi. E poi in realtà la cosa bellissima per me di questo lavoro e di questa musica che a me piace è che la musica elettronica si rinnova veramente sempre di continuo,
non ci annoiamo mai, no? È sempre, ci sono sempre un sacco di contaminazioni nuove, un sacco di tendenze nuove, un sacco di suono, di suoni nuovi che cambiano e quindi non smetti mai di imparare, di migliorare, di riadattarti, no? Non fai mai quello che hai fatto il giorno prima. No, in realtà di responsabilità no, ma mi piace un sacco, cioè mi dà una spinta incredibile. In generale l'affetto dei fan è una cosa che non ha eguali, no? E il vedere che ci sono comunque, cioè banalmente quando ho iniziato a mettere i dischi avevo la stessa età di quelli che stavano di fronte a me in pista, no? Adesso invece continuiamo a essere coetanei, loro continuano a venire ai concerti e portano i figli, che sono cresciuti ascoltando ovviamente la mia musica e quindi alcuni di loro si sono appassionati, no? E quindi c'è questa atmosfera bella di condivisione, per cui non importa l'età, ma è proprio come un concerto, no? Vedi tante persone di età diversa unite dalla musica, dal divertimento. Ma guarda, sicuramente per chi non conosce questo mondo, può darsi, ma come tutte le cose, cioè per me che non so dipingere, se vedo un quadro di Van Gogh posso pensare che sia facile. Dico, boh, ho un quadro di Picasso, dico, boh, dai, butto lì dei. Cioè, però in realtà è il livello di conoscenza di qualcosa che ti porta fuori strada molte volte. Non è assolutamente più semplice, anzi, io quando ho iniziato a produrre musica, lo facevo in degli studi giganteschi perché non era tutto concentrato qui in un computer, no? Dovevo imparare un sacco di cose, dovevo imparare a usare le tastiere, i campionatori, i sintetizzatori, i compressori, e ci ho speso tanti anni. Oggi in realtà imparo ogni giorno, mi metto su YouTube e mi guardo dei tutorial per imparare a usare nuovi plugin, a usare nuove tecniche di missaggio, a usare nuove tecniche di mastering. Quindi c'è sempre tanto da imparare. Gli strumenti sono sicuramente molti di più, e se uno è curioso, ha voglia di imparare, c'è da perdersi. Rimane sempre il fatto che alla fine sia stare con una chitarra in mano, sia stare davanti a un computer, quello che fa la differenza è la persona, la creatività, no? L'approccio, no? Se no, poi oggi vediamo l'intelligenza artificiale, anche l'intelligenza artificiale è un'opportunità, non sostituirà mai chi fa musica, potrà aiutarci in alcune cose, come ci ha aiutato l'arrivo dei programmi per fare musica. Ma poi alla fine è sempre la persona che li usa. Il fattore umano, poi. Sì, esatto. Sai, oggi c'è comunque una condivisione così capillare attraverso i social, attraverso internet della musica, che non è più come una volta. Oggi io ho fatto un paio di settimane fa il mio primo show a Londra. Siamo riusciti a convogliare, era la prima volta che suonavo a Londra e abbiamo fatto sold out, quindi e lo abbiamo fatto coinvolgendo un po' la fan base dai vari social, che ascolta la mia musica su Spotify, su YouTube, e questo è un grosso potere, no? Che la tecnologia ci mette a disposizione. E in realtà la percezione è un po' la stessa, un fan che segue quello che fai, lo segue dall'Inghilterra, lo segue dall'America, io ho gente che mi scrive su internet dal Giappone, dal Brasile, perché se gli piace quello che fai hanno tutto a disposizione e possono ascoltare tutto, non è più come una volta che la cultura musicale arrivava a quello che potevi possedere fisicamente, no? Quindi un CD, un vinile o dal passaparola, adesso hai veramente a disposizione un sacco di strumenti per informarti, per seguire un artista. Diciamo che
sicuramente una parte magari di gente che in alcuni paesi dove magari ho una fan base più piccola rispetto ad altri, che possono essere, non so, l'Italia, la Germania, la Francia, così, ma magari in Inghilterra, mi trovo a suonare di fronte a delle persone che non mi conoscono, perché magari vanno al live portati da amici che li trascinano, eccetera, e questo per me è bello, perché comunque è un continuo fare acquisizione, no, di nuovi fans, e confrontarsi anche cioè suonare per persone che non conoscono quello che fai, a volte è bello perché è stimolante ed è challenging, no? Perché dici, ma ce la farò, cioè quando parte, è facile, quando parte Blu tutti urlano, no? Quando parte il disco nuovo che stai provando, stai testando, e capisci a volte se magari viene recepito bene o male da chi ti sta di fronte. Ma sì, sono 4 e 2 sono già sold out, quindi rimangono adesso Bologna ancora il 6 di aprile e Roma il 15 di giugno, che abbiamo annunciato da poco. In realtà non so ancora esattamente che cosa succederà, stiamo lavorando. È la prima volta che facciamo una produzione di questo tipo, e quindi, come dicevo prima, non c'è neanche una case history, perché comunque non c'è un altro DJ italiano che abbia fatto questo tentativo prima. Farò del mio meglio perché sia bello, e spero di divertirmi, di far divertire le persone che verranno. Ci stiamo lavorando sodo.